L'obiettivo è venire un po' incontro alle esigenze di residenti, commercianti e anche dei clienti che visitano il centro storico. Il problema dei parcheggi è un problema atavico per il centro e ferma la volontà del comune di realizzarli di nuovi, intanto si stanno creando delle soluzioni tampone, come quella ad esempio dei 10 nuovi posti auto in centro e area scarico a Via Verdi. In sostanza ci sono 10 nuovi posti auto tra Piazza Palazzo e Via Sallustio, di cui uno a servizio dei disabili e un'area carico-scarico merci a Via Verdi. È la prima mossa che è stata resa nota dall'assessore Carla Mannetti per venire incontro alle esigenze di utenti e commercianti. I disagi infatti patiti da commercianti e residenti sono soprattutto quelli della carenza di parcheggi in centro. Multe a raffica a Piazza Palazzo nei giorni scorsi, la protesta dei commercianti del centro storico. Quello dei posti auto è un tema fondamentale per il centro e per la vivibilità dell'Aquila. I nuovi posti auto saranno 5 a Piazza Palazzo, di cui uno a servizio dei disabili e altrettanti a Via Sallustio, tra le intersezioni con Via Marrelli e Via Patini. Continua l'operazione dell'amministrazione comunale finalizzata a razionalizzare la circolazione e la sosta nel centro, ha detto la Mannetti. Un'operazione che tiene conto della necessità di evitare il più possibile parcheggi selvaggi, della circostanza che, fortunatamente, prosegue il rientro nelle proprie abitazioni dei residenti al termine delle operazioni di recupero delle case, del progredire dei lavori di ricostruzione e di realizzazione dei sottoservizi e delle esigenze manifestate dagli operatori economici. Qualche tempo fa, spiega la Mannetti, proprio in seguito alle richieste dei commercianti, era stato istituito un divieto di sosta lungo parte di Via Verdi, ha aggiunto, e sempre dietro loro sollecitazione, ora andiamo a istituire sulla stessa strada un'area di carico e scarico merci. L'amministrazione comunale ha avuto e avrà sempre capacità di ascolto nei confronti delle categorie produttive, ha ribadito, dando seguito alle loro richieste laddove possibile e contemperando queste esigenze con quelle dei cantieri e dei residenti.